Va ora in onda Radio Speranza Notizie, a cura della redazione giornalistica. Buongiorno e ben ritrovati all'ascolto da Benedetta Pisano e da tutta la redazione di Radio Speranza. Oggi è mercoledì 17 aprile, la Chiesa Cattolica ricorda Santa Caterina Tecauita, Vergine. Il presidente del Consiglio della Regione Abruzzo, Lorenzo Sospiri, ha commentato ieri la protesta sollevata a Caramanico contro l'accorpamento delle classi di prima e terza media di Caramanico Terme. Sulla vicenda del rischio di accorpamento delle due classi a Caramanico e nelle altre aree di montagna, ho incontrato questo pomeriggio l'assessore regionale delegato Roberto Sant'Angelo, che nelle prossime ore avrà un confronto con il dirigente dell'ufficio scolastico regionale Nardocci, e sono certo che le attività messe in campo oggi consentiranno di scongiurare tale possibilità nell'interesse del territorio. Ho prestato molta attenzione alle istanze dei cittadini e degli amministratori locali, consapevole dell'importanza di tutelare e garantire ovunque il diritto allo studio, al pari del diritto alla salute, ha sottolineato il presidente Sospiri, soprattutto nelle aree interne di montagna, dove più alto è il rischio e il fenomeno dello spopolamento. Ho incontrato per questa ragione l'assessore Sant'Angelo, che a sua volta affronterà il problema con il dirigente dell'ufficio scolastico regionale, e sono convinto che tali confronti saranno utili a scongiurare in modo definitivo i temuti accorpamenti. Infatti si terrà oggi presso la sede dell'ufficio scolastico regionale dell'Aquila l'incontro tra l'assessore regionale all'istruzione e all'edilizia scolastica Roberto Sant'Angelo e il direttore dell'ufficio scolastico regionale Massimiliano Nardocci, proprio per affrontare la questione relativa alle classi delle scuole secondarie di primo ciclo nei comuni di Caramanico Terme e Castelvecchio Subequo, per le quali sembrerebbe previsto un accorpamento. La grande sfida a cui siamo tutti chiamati è sul fronte della sicurezza nei luoghi di lavoro, perché non è più ammissibile nell'era moderna e dell'innovazione tecnologica fare la conta di coloro che perdono la vita per lavorare. È vero che non abbiamo competenze dirette come regione, ma spetta a noi rafforzare l'impegno di vicinanza alle imprese affinché vengano messe nelle condizioni di seguire e attivare percorsi di sensibilizzazione in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro per proteggere i lavoratori. A tal fine il presidente Marsilio ha firmato un protocollo con INAIL che ci consentirà a breve di poter predisporre percorsi formativi proprio in tale materia. A dichiararlo è l'assessore alle attività produttive e al lavoro Tiziana Magnacca nel commentare il report dell'Opra Abruzzo sugli incidenti sul lavoro. Nonostante le norme di sicurezza previste dalle leggi vigenti, non dobbiamo dare nulla per scontato, ritenendo che gli incidenti non possano mai accadere. Bisogna lavorare perché nei luoghi di lavoro ci sia una formazione continua che investa anche il mondo della scuola, per formare ad una cultura che preservi dagli episodi delle morti che in questi mesi non hanno visto immune la nostra regione, così conclude l'assessore regionale Magnacca. L'assessore alla politica della Casa del Comune di Pescara, Isabella Del Trecco, al termine del vertice con il dirigente Marco Polce, l'impresa responsabile dell'efficientamento energetico delle palazzine e i vertici tecnici di Pescara Energia, ha annunciato che sono tre le palazzine di via Carlo Alberto dalla Chiesa sottoposte a intervento di riqualificazione, che potrebbero essere inserite all'interno della comunità energetica istituita dalla partecipata comunale Pescara Energia, che svolge il ruolo di capofila. A consentire tale provvedimento sono i lavori in corso, che prevedono fra l'altro l'installazione di pannelli fotovoltaici sul tetto, la sostituzione delle caldaie e il rifacimento del cappotto per l'efficientamento energetico degli edifici, eliminando i fenomeni di dispersione del calore, con un investimento di circa 2.250.000 euro, fondi provenienti dal Piano Nazionale di Rinascita e Resilienza, opere che si tradurranno in un risparmio immediato sulle bollette per i cittadini e in un possibile rimborso per ciascuna famiglia per l'energia prodotta all'interno della comunità. Dopo il primo vertice odierno abbiamo dato mandato agli uffici a Pescara Energia di verificare tale possibilità per quello che potrebbe diventare il primo progetto pilota. E così ha concluso appunto l'assessore Del Trecco.
È nostra intenzione recepire prontamente le novità inserite nel decreto attuativo della legge delega in materia di disabilità che, secondo le previsioni, dovrebbe avere piena attuazione entro il 2026, ad affermarlo è l'assessore regionale alle politiche sociali Roberto Santangelo, che ha commentato la decisione del Consiglio dei Ministri di approvare il decreto attuativo della legge delega in materia di disabilità. Il cosiddetto progetto Vita, prosegue Santangelo, si configura come un passo in avanti per garantire una presa in carico completa della persona con disabilità dal punto di vista sanitario, sociosanitario e sociale nell'ottica di superare le frammentazioni di prestazioni e servizi. Non possiamo, conclude ancora l'assessore alle politiche sociali, che apprezzare la sensibilità dimostrata dal Consiglio dei Ministri nell'approvare il decreto sul progetto di vita che, oltre a contenere la riforma delle procedure di accertamento dell'invalidità civile, richiama anche la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità. Il comandante della Polizia Locale di Montesilvano, Nicolino Casale, ha firmato l'ordinanza per la chiusura di Piazza Montanelli nel periodo dal 18 al 22 aprile 2024, dalle ore 0 alle ore 24 e comunque fino ad ultimazione preventiva dei lavori di riqualificazione. Il prossimo 25 aprile, oltre alla cerimonia per il 79esimo anniversario della Liberazione, è prevista anche la riapertura della piazza e la restituzione alla città del monumento ai caduti, realizzato nel 1970 dallo scultore montesilvanese Vinicio Verzieri, che nel corso di questi mesi ha subito un totale restyling. Nel periodo indicato è prevista la chiusura al traffico per cantiere con istituzione di divieto di transito e di divieto di sosta, con rimozione da attivare a 48 ore dalla apposizione della relativa segnaletica su intera piazza Montanelli e relative vie di accesso, oggetto anch'esse dei lavori. La realizzazione di un passaggio pedonale di sicurezza e segnalazione di percorso pedonale alternativo dovuto ad interruzione del marciapiede per cantiere, ed è prevista anche l'installazione della segnaletica conseguenziale di deviazione, preavviso luminosa di cantiere e altro ancora di cui ai precedenti punti. Il Polo di Innovazione Abruzzo Italy ha dato il via lunedì al tour regionale del Made in Italy, che proseguirà nei prossimi mesi e porterà la legge 206 del 2023 in un capillare tour sull'interno territorio della regione. Una giornata densa di contenuti, a cominciare dall'incontro che si è tenuto nella sede di Dromedian, nel cuore dell'area industriale di Chieti Pescara, per poi proseguire nel centro storico dell'Aquila all'interno del Palazzetto dei Nobili con il supporto organizzativo della Casa delle Tecnologie Emergenti Sicura e del Comune dell'Aquila. Il presidente del Polo Abruzzo Italy, Angelo D'Ottavio, ha ringraziato tutti per la partecipazione. Quello che è avvenuto lunedì ha segnato un passo importante che ha solcato una strada già egregiamente transitata da artigiani, imprenditori, creativi e creatori d'impresa d'Abruzzo. Due eventi che ci hanno permesso di raccogliere proposte e informazioni da parte delle imprese che riporteremo sui tavoli istituzionali. L'obiettivo degli eventi era quello di fornire specifiche informazioni rispetto alla legge 206 del 2023, disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del Made in Italy. E andiamo a concludere con uno sguardo alle previsioni del tempo. Sulla nostra regione si prevedono condizioni iniziali di cielo nuvoloso o molto nuvoloso, con possibili precipitazioni sparse, più probabili a ridosso dei rilievi e sul settore adriatico, nevose al di sopra dei 1.700-1.800 metri. Schiarite sono attese nel corso della mattinata, ad iniziare dal Teramano e dall'Alto Aquilano, in estensione verso le restanti zone. Tuttavia nuovi addensamenti torneranno a manifestarsi sulle zone interne montuose, con rovesci anche a carattere sparso, più probabili sulla Marsica, nell'Aquilano e sull'Alto Sangro, con nevicate sui rilievi in calo intorno ai 1.200-1.400 metri. Non si escludono precipitazioni in sconfinamento verso il Chietino, in attenuazione in serata e in nottata. Un nuovo peggioramento delle condizioni atmosferiche è previsto tra domani e la giornata di venerdì. Temperature in generale diminuzione, anche sensibile nel Teramano, nel Pescarese e nel Chietino. Venti deboli dai quadranti settentrionali con rinforzi lungo la fascia costiera e collinare. Mare generalmente molto mosso. Questi erano i dati di Abruzzo Meteo con cui noi ci salutiamo. Buona giornata. We'll be right back.
Abbiamo trasmesso Radio Speranza Notizie, a cura della redazione giornalistica.